Piero Braglia, che ritroviamo con grande piacere, ben rivisto mister. Una vittoria importante per voi, no? Ah no, abbiamo fatto giocare 11 persone diverse, almeno per un'ora e più. Sono ragazzi che giustamente ci tenevano a fare bene, siamo contenti che poi alla fine ti è girata anche bene. Abbiamo avuto questo gol di Vasquez, gli dà morale, gli dà ancora più sicurezza oltre a quello che stanno già facendo. Però insomma, dalle dichiarazioni del suo presidente sembrava che interessasse poco la Coppa, invece lei ha messo Vasquez, ha messo alcuni giocatori importanti perché la voleva vincere la partita. No, ma noi dobbiamo portare rispetto a quelli che giocano. Il presidente a volte parla perché dice va bene, si spende il giusto, si va in trasferta, si stancano, non è che siamo così, ma c'è anche da capirlo, però lui deve anche capire che questi sono ragazzi che vogliono giocare e fanno di tutto per mettermi in difficoltà e penso che sia una cosa bella. L'analisi della partita, mister? No, è stata una buona gara da ambedue le parti. Noi abbiamo cercato di non farli giocare come sanno giocare, perché secondo me questa è una squadra forte, al di là che anche loro ne mancano parecchi, siccome noi. Però io dico che Pescara è una squadra candidata per la vittoria finale, perché per me è un organico forte e poi sono molto bravi ad accorciare in avanti. Io gliel'ho anche detto a Colombo, forse si sarà anche toccato, però io ci credo molto in questa squadra, perciò mi sembrava giusto dirglielo. Insomma, ha fatto una bella dichiarazione. Prima di una domanda da studio, che effetto le fa il ritorno in Abruzzo, Braglia? No, ma io sono stato benissimo 2 anni a Chieti, ci torno sempre volentieri, perché per me quando sta bene in un posto non te ne dimentichi mai, che sia Chieti, Pescara. Poi qualcuno si incavola quando gli ricordo Chieti, però fa parte del gioco. Una domanda, una per il tecnico Braglia, ti ascolta Massimo. No, che intanto io saluto cordialmente, perché insomma la stima non l'ho mai nascosta nei confronti del tecnico toscano. Intanto insomma lui sa come si fa a vincere la Coppa Italia, perché se non vado errato nella Juve Stabia, la Juve Stabia nel 2010-2011 vinse questa competizione, tra l'altro prima di approdare, no, in Serie B con la Juve Stabia in quella stagione, mister. Sì, è vero, facevamo così anche quell'anno lì, facevamo giocare quelli che non giocavano, l'abbiamo fatto anche nella finale contro il Carpi e ci andava bene, però l'idea è sempre quella, devono giocare ragazzi che la domenica sono sacrificati e che devono mettersi in mostra. Oggi l'hanno fatto bene, abbiamo cambiato anche il modo di giocare, i ragazzi veramente sono stati veramente bravi, sono orgoglioso di loro.